Per quale distanza le utilizzeresti? È una scarpa daily trainer, quindi la userei praticamente per fare in settimana. Allora, diciamo che mi piace tenermi la scarpa nuova per fare i lunghi, quindi per una maratona i 6-7 lunghi che faccio li faccio tutti con una scarpa nuova. E poi in settimana la utilizzerei comunque tranquillamente per fare altri lenti. Tre Skechers in 7 giorni, prima le ha due, poi le ha tre, ora faremo le ha quattro, speriamo nei prossimi giorni di fare anche le ha uno. Parleremo delle Skechers Goran Forza 3, ora sono uscite anche il modello 4, che sono un po' più innovative rispetto a questo modello tradizionale. In sintesi vi abbiamo sempre raccontato che Skechers sviluppa scarpe in maniera abbastanza classica. E in questo caso non c'è davvero una differenza rispetto al passato. Come sapete, le scarpe stabili A4 sono realizzate in due modalità. Negli anni 80 si era sviluppato un design con un post mediale per correggere la pronazione, poi si è scoperto che non necessariamente funzionava su tutti i podisti. Qualche anno dopo, prima Brooks, poi Saucony, hanno realizzato il guide rail con il quale, senza un inserto mediale, si è riusciti comunque a correggere la pronazione. Ad ogni modo, per il tempo a disposizione è un argomento complesso. Ho spostato il canarino perché in effetti non era molto sensato fare una recensione con il canarino di fianco. Parliamo quindi delle spec. Sono scarpe da 260 grammi, drop 6, 30 mm nel posteriore e 24 mm nell'anteriore. Sono scarpe sicuramente molto ammortizzate, ma al tempo stesso secche e molto reattive. Sono scarpe diverse rispetto a quelle che tradizionalmente siamo abituati correndo con il marchio Skechers. La stabilità di queste scarpe in effetti garantisce che si possa correre sul tapis roulant a 4 al chilometro senza nessun problema, cosa che invece con altre scarpe la vedevo in maniera molto più complessa. Come abbiamo già detto, ora sono uscite anche le Forza 4, queste sono scarpe del 2018 e come vedete infatti guardando sulla parte laterale del tallone si capisce che sono state prodotte nel settembre del 2018. Ad ogni modo sono curioso di provare le Forza 4 che secondo me potrebbero consentire di correre lunghi in maniera molto più stabile. Per noi podisti neutri questa scarpa può essere utilizzata soprattutto in un lungo dove effettivamente col passare dei chilometri si sente sempre di più la fatica. Ora lascio la parola alla scarpa, poi 40 secondi sul tapis alle varie velocità con me e Andrea. Infine l'ho intervisto, sentiamo cosa ne pensa e ora la parola alla scarpa. Ciao! Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Ciao a tutti.
Abbiamo già recensito due scarpe Skechers, non possiamo non parlare anche delle scarpe stabili di Lego Run Forza 3. Esatto. Cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, è una scarpa che non c'entra assolutamente niente con le scarpe neutre di Skechers. Al tatto è davvero dura, messa al piede è comunque secca, e poi però correndoci relativamente si ammorbidisce, ti tiene stabile la caviglia e il piede. Le ho scelte per fare le mie corse lunghe in preparazione maratona quando sarà. E a chi pensi che siano adatte queste scarpe? Guarda, è una scarpa che consiglierei sicuramente ai pronatori perché è una scarpa adatta a loro, non ai supinatori, a qualche neutro come me che quando ha bisogno di fare tanti chilometri e gli cede naturalmente il piede, ha bisogno un po' più di protezione. Io davvero quando arrivo nel periodo di carico sento e non sono reattivo, sento il piede che mi cede e vado a ricercarmi una scarpa a 4, diciamo. E per quale distanza le utilizzeresti? È una scarpa daily trainer, quindi la userei praticamente per fare in settimana. Allora, diciamo che mi piace tenermi la scarpa nuova per fare i lunghi, quindi per una maratona i 6-7 lunghi che faccio li faccio tutti con una scarpa nuova. E poi in settimana la utilizzerei comunque tranquillamente per fare altri lenti, non troppi perché vorrei arrivare a fine preparazione maratona con una scarpa con 300 km sopra, diciamo, poi la utilizzerei tutti i giorni. Tra l'altro abbiamo appena pubblicato il video del lento della maratona, quindi guardatelo se avete un po' di tempo. Cosa ne pensi del comportamento nella corsa? Abbiamo visto che questa scarpa è leggermente diversa rispetto alle altre scarpe Skechers. Sì, esatto, ripeto, la scarpa è molto più secca rispetto alle altre. Per assurdo, comunque, la trovo reattiva perché essendo dura, poi quando è la riesci a spingere. Quando decidi, la riesci a portare a buoni ritmi. Ovvio che non è nata per quello, quindi quello che cerco nella scarpa è un sostegno e una poca fatica a fine corsa. E cosa ne pensi dell'intersuola? Non è il modello Hyperburst, ma il modello precedente. Cosa ne No, dici? esatto, guarda, toccarla all'esterno è strana perché è durissima, invece dopo se toccarla sotto la suola, il battistrada, si sente la gomma un pochino più morbida. Diciamo che l'intersuola più la soletta dentro comunque rimane abbastanza morbida e è ammortizzata. E quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Guarda, dipende, per un neutro come me la terrei gli 800 km, forse ancora un pochino di più, sempre il solito discorso che io preferisco pensionarla agli 800. Per un pronatore, soprattutto per i forti pronatori, non so, perché comunque si scarica abbastanza presto l'inserto antipronazione, quindi la terrei 600 km, 700 massimo. E a livello di numero, qualche giorno fa parlavi del fatto che comunque non tutte le scarpe Skechers sono uguali. Questa come si pone? Siccome conosco i miei polli, questa qua l'ho comprata e l'avevo comprata a mezzo numero più piccola e ho fatto la scelta giusta. Quindi consiglio il mezzo numero più piccolo in Skechers, anche su questa GoRun Forza 3. E questa Forza 3, quali sono i punti, tra virgolette, di forza e di debolezza? I punti di forza, è una scarpa che accompagna bene per le corse lunghe. E poi, soprattutto rispetto a tante altre scarpe con rinforzo per pronatori, non mi dà problemi perché, ripeto, sono neutro, quasi supinatore, tante volte però ho bisogno di un po' più di protezione all'interno, ma ho trovato delle scarpe che mi davano problemi sul tallone. Sull'interno tallone o all'arco plantare, queste invece proprio non mi danno problemi, quindi direi che come scarpa con supporto va benissimo anche per un neutro, per le corse lunghe. E invece quali altre scarpe simili, tra virgolette, A4 consiglieresti sul canale? Guarda, A4 che ho provato che non mi hanno dato problemi come loro, sono tipo le GT 2000.
ma risultano un attimino meno ammortizzate all'avampiede. Come idea di scarpa mi ricorda un po' la Gel Nusa che avevo ai tempi, perché comunque è abbastanza secca e dura. Non, per dire un'Adrenaline di Brooks o una Ravenna non c'entrano niente, loro sono molto più morbide rispetto a questa scarpa. Va bene, l'ultima domanda. Ci hanno chiesto dopo le ultime recensioni quando testeremo le Skechers Speed Elite. Questa è una richiesta praticamente agli altri livelli, Max. Sarebbe bello provarle, sarebbe bello trovarle anche. Tra l'altro, quando dovevo andare negli Stati Uniti prima della pandemia, pensavo di comprarle, poi purtroppo il viaggio è saltato per la pandemia. A volte è un po' tutto strano. Anche perché ti dirò che quella scarpa lì ho sentito qualcuno che azzardava a dire che era meglio delle Nike, quindi diciamo che ci mette un punto di domanda, però mi sarebbe piaciuto provarle davvero per capire se erano vicine, uguali o superiori. Sicuramente le proveremo, la questione è Sì, quando e infatti, avere il quando. tempo. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers past that 808. That shit a dome shaker. Well, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking that galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up. Well, fuck it, I stay up. Put your bitch on my Snapchat. While I fuck up, I make up. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a dick, but I never get feelings, cause shawty, I know what you after. Okay, yeah.